Buongiorno ragazzi miei belli, per parlarvi di questa storia ho voluto mettere un filtro in bianco e nero. E perché? Perché leggo sempre più commenti di una tale ipocrisia che molte volte il mio pensiero ritorna a quel giugno, forse maggio 2022, quando gli stessi che dicono che ormai in Italia gli scudetti sono poca roba festeggiarono il loro come se avessero vinto la Champions League contro il Real Madrid o il Barcellona dei tempi migliori. E ci sta tutta se gli stessi oggi non dicessero totalmente parole diverse e differenti da quelle di ieri, senza oltretutto avere decoro e senza nemmeno saperlo festeggiare, visto che non fecero altro che insultare e offendere gli avversari anziché inneggiare i loro colori. Ed anziché essere felici per la propria squadra e per il proprio traguardo raggiunto. Lo sfottò è il sale del calcio e ci sta. Anche noi li nominiamo spesso, apostrofandoli sempre con lo stesso nomignolo. Ma qualora dovessimo raggiungere l'obiettivo della seconda stella, non passeremo di certo i nostri festeggiamenti a insultare Leao e compagni. Perché a noi piace esultare per i nostri, inneggiare i nostri, perché per noi gli scudetti contano e come se contano, perché noi seguiamo il campionato con amore, passione e trepidazione per la nostra squadra, amore infinito per la nostra squadra. Non voglio dire ovviamente che tutti i tifosi dell'altra sponda di Milano siano così, ma quello scudetto insomma non è stato festeggiato nel migliore dei modi, diciamo con risalto delle doti da gentleman, ecco, sia da parte della squadra che da parte di alcuni tifosi, molti tifosi. E da quelli che dicono che lo scudetto è ormai uno scudettino e che non conta più niente, vorrei dire un paio di cose. Il sabato e la domenica, cosa siete a fare incollati davanti alle TV? Cosa andate a fare allo stadio? Se il campionato italiano non conta e vincerlo ancor meno. Ve lo dico io, quello che penso. Ipocrisia. Ciao belli, ciao. Ognuno pensi al suo cammino, che campa 150 anni. Buona giornata a tutti. E sempre e solo Forza Inter! E dimenticavo, non sono una giornalista, sono un'appassionata. Si vede pure.